Salve a tutti, sono Fabio. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Bari e le sue bellezze artistiche e architettoniche. Oggi parleremo ancora della cattedrale di Bari e in particolar modo della icona, sacra icona dell'Odigidria, custodita proprio sempre nella cripta della stessa cattedrale. In particolare, ecco, qui possiamo ammirare proprio la tavola dell'Odigidria. Essa è caratterizzata appunto dalla raffigurazione della Madonna Odigidria e dal bambino. Odigidria cosa vuol dire? Odigidria vuol dire indicazione, indicatrice della via. E l'indicazione della via è proprio data da questa mano della Vergine, appunto, che è diretta verso appunto il bambino Gesù. E quindi la via è proprio appunto il Signore. Si può notare la testa della Madonna leggermente reclinata verso il bambino, caratteristica questa proprio degli stilemi bizantini. È noto come appunto le tavole e le raffigurazioni della Madonna dell'Odigidria siano state importate dall'Oriente appunto dopo la caduta di Costantinopoli. Come per tutte le altre tavole che raffigurano la Madonna dell'Odigidria col bambino, anche qui come autore si può appunto affermare che sia appunto l'Evangelista Luca, come per tante altre tavole appunto dell'Odigidria. La tavola ebbe una. Si può far risalire però, per quanto riguarda la datazione vera, per quanto riguarda la datazione storica, al XVI secolo, ad opera di un pittore di Putignano. Mentre per quanto riguarda appunto la leggenda che si rifà alla tradizione del Calefati, ci si può rifare a quello che dicemmo in puntate precedenti per quanto riguarda appunto la traslazione dell'icona stessa. Oggi abbiamo parlato della sacra icona dell'Odigidria custodita nella cripta della cattedrale di Bari. Arrivederci al prossimo appuntamento. Ciao a tutti da Fabio.